con noi in questa bella domenica di autunno a Milano, un clima straordinario, speriamo che duri, anche se vogliamo un po' innaturale. Poi in realtà io e anche altri amici ci siamo vestiti un po' pesante, perché ancora siamo abituati, insomma, che a Milano autore il clima è diverso. Però è una festa questa, anzi un festival della crescita. Noi siamo ospiti di questa bellissima iniziativa che è nata con l'Expo del 2015, che come sappiamo è stato un grande trampolino di lancio per questa città, che è cresciuta ed è diventata ancora più bella e conosciuta in tutto il mondo. E una delle cose belle che ha partorito Expo è stata anche il Festival della Crescita, organizzato da Future Concept Lab e da Francesco Moraci e da tutto il suo staff, che ringrazio per averci ospitato e per aver dato l'opportunità a Réseau Entreprendre nel suo complesso, cioè tutto il suo ecosistema. Noi siamo proprio qua oggi per presentare il nostro modello, che è perfettamente coerente con quelli che sono i valori e i principi che ispirano Future Concept Lab, ma soprattutto il Festival della Crescita, cioè che è quello di promuovere uno sviluppo economico felice. Si parla di decrescita felice. Future Concept Lab, insieme ai suoi 100 ambasciatori della crescita, che sono imprenditori, guarda caso, come quelli di Réseau Entreprendre, girano l'Italia gratuitamente per parlare con studenti, con imprenditori, con tutte le categorie professionali e portatori di interessi, per spiegare come si possa fare della economia buona, di qualità, per dare stabilità e continuità allo sviluppo. E quindi Réseau Entreprendre non poteva che essere presente a Milano. Diciamo che il punto d'ingresso di questo bel progetto è stato Réseau Entreprendre a Lombardia. Io sono Fabrizio Barini, sono il presidente dell'associazione dal luglio del 2017. Réseau Entreprendre Lombardia è presente in Lombardia dal 2015, ma ci sono altre bellissime esperienze che hanno, diciamo, una storia maggiore della nostra, ed era importante che tutti le conoscessero per le belle cose che hanno fatto e stanno facendo, sia a livello nazionale che a livello locale, quest'oggi. Per noi quindi rappresenta una bellissima vetrina per farci conoscere in questo contesto straordinario, che è il Festival della Crescita. Quando avremo finito, non andate via, perché nella sala principale si terrà la chiusura del Festival della Crescita, la presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, la presenza di altri importanti ospiti, è stato invitato anche il presidente, il sindaco del comune di Napoli, De Magistris, e quindi insomma una discussione che non finisce oggi ma va avanti, alla quale vi invito a partecipare. Diciamo, l'ordine del giorno, comunque la gestione del nostro incontro di oggi, è affidata a Riccardo Spinelli, che è un nostro componente del consiglio direttivo di Réseau Entreprendre, che al quale avrà il compito un po' di dare il ritmo alla nostra giornata. Io ringrazio tutti i presenti, imprenditori, neoimprenditori, amici, partner dell'evento, e ci diamo appuntamento naturalmente alle prossime iniziative di Réseau Entreprendre, ma insomma iniziamo pure i lavori della giornata. Grazie. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie di essere qui mattinieri anche di domenica, quindi apprezziamo molto molto lo sforzo fatto per essere qui con noi. E io direi, partiamo un po' dal tema di quest'anno, che è futuro più umano, quindi quanto di meglio ci poteva capitare per iniziare questa bella relazione con il Festival della Crescita. E da qui direi, insomma, iniziamo con chi questi valori di un'impresa sempre più umana rappresenta, che è Adora Vaioli, presidente di Réseau Italia. Buongiorno, grazie a tutti di essere qui. Io non so se iniziamo con un filmato oppure se a che punto lo mettiamo. Sì, direi c'è una presentazione molto veloce. Poi io cercherò di spiegare molto rapidamente chi siamo e soprattutto che non siamo un esperimento, ecco. Siamo una realtà che sta crescendo in Italia, ma ha una consistenza che vedrete è importante a livello europeo e anche internazionale. Qui si cerca di spiegare in maniera allegra. Vi presento William, Will per gli amici. Oggi è un imprenditore di successo, ma vediamo insieme la sua storia. Will è un tipo creativo, ama i piccoli esperimenti, i giochi complicati e i gelati al dentifricio. A 15 anni arriva la sua opera migliore, l'Overboard.
con il grande piacere del suo caro amico Tom, il suo cane. Divenuto adulto, Will prende la decisione, darà vita al suo progetto. La sua invenzione deve uscire dal garage e presentarsi al mondo. Will da solo inizia a cercare partner e finanziamenti, ma la risposta è piuttosto tiepida. William è un bravo inventore, ma ora deve diventare anche un imprenditore e per questo serve aiuto. Pieno di speranza, contatta Resuant Pratt. In associazione incontra degli imprenditori affermati, motivati ed entusiasti di accompagnarlo verso il successo. Resuant Pratt gli propone un accompagnamento a più tappe. Dopo il primo contatto, gli imprenditori del suo territorio lo aiutano ad arricchire e strutturare il suo progetto e a preparare il dossier che Will presenterà al comitato di convalida. Validato il progetto, William diviene neo imprenditore Resuant Pratt, accedendo al percorso di accompagnamento gratuito dell'associazione e al supporto per l'accesso al credito. William potrà ora concretizzare il suo progetto e diventare imprenditore. William partecipa anche agli incontri del club neo imprenditori per allenarsi e arricchirsi dall'esperienza di ciascuno. Resuant Pratt organizza la festa dei neo imprenditori per presentare al mondo economico gli imprenditori che bisognerebbe seguire. E in questo modo offre ai neo imprenditori un'occasione unica di sviluppare la propria rete, rendendo credibile il progetto agli occhi degli investitori e primi partner. Essere neo imprenditore Resuant Pratt significa far parte di una rete, di una famiglia che ti sostiene e ti accompagna. Grazie a questo aiuto, Will ha potuto sviluppare la sua azienda, creare posti di lavoro e dinamizzare il proprio territorio. Ha dato vita al suo progetto. Ricco della sua esperienza, Will decide a sua volta di diventare accompagnatore. La rete di Resuant Pratt è oggi presente nel mondo con 10 paesi, 116 associazioni, 14.000 imprenditori senior. Grazie all'accompagnamento di Resuant Pratt, 90% dei progetti accompagnati sono in attività a 3 anni dalla partenza. Ogni mese, Resuant Pratt permette la nascita di 150 future piccole e medie imprese di successo. Resuant Pratt, imprenditori impegnati per il vostro successo. Ecco, è molto sintetico. Io adesso cercherò di brevemente di spiegare in dettaglio oggi come imprenditori di successo, ma vediamo insieme. Tanto mentre di spiegare come poi vedrete le slide, come nasce Resuant. Nasce nell'85 su un'iniziativa di un membro della famiglia Mulier, una importante famiglia francese, insomma, nascono con Filca, poi diventano, crescono acquisendo Auchan, eccetera, eccetera. È un grande gruppo. André Mulier nell'85 si trova obbligato a chiudere un'impresa con un numero rilevante di parecchie centinaia di dipendenti. La cosa, devo dire, produce su di lui un effetto estremamente negativo sul piano psicologico. Si domanda come fare a sostituire, a creare dell'occupazione alternativa a quella che lui ha dovuto cancellare per via del tipo di attività. Era un'industria tessile con poche prospettive evidentemente di restare sul mercato. E l'idea è semplice, dice: forse per creare occupazione devo creare degli imprenditori, perché chi occupa e chi crea posti di lavoro sono quelli che costruiscono delle imprese. Di qui nasce con questa idea Resuant, trova degli alleati importanti come Michelin e comincia a costruire una metodologia per creare delle nuove imprese. Oggi noi parliamo prevalentemente di imprese innovative, ma non è vero che sono solo imprese innovative. Partiamo come imprese comunque delle neoimprese, imprese che sono piccole e che vanno aiutate per crescere. Per questo ci basiamo sostanzialmente su 3 principi fondamentali che fanno un po' un unicum di Resuant Pratt. Nel senso che il primo principio, e se cambiamo slide, il primo principio è: l'importante è la persona prima del progetto. E questo è un fatto, cioè noi analizziamo innanzitutto le caratteristiche del neoimprenditore potenziale. Perché riteniamo che questo sia fondamentale? Ovviamente l'idea deve essere buona, deve essere un'idea che noi imprenditori senior riteniamo che possa stare sul mercato e possa essere sorretta economicamente. Ma la persona è fondamentale, anche perché
Se l'idea ha qualche problema, dei difetti, e l'imprenditore, l'uomo è abile, cambia il progetto, lo modifica, lo aggiusta, lo adatta ai problemi concreti che ritrova. Se l'idea è buona, l'imprenditore no, è difficile che il progetto cambi l'imprenditore, quindi non è possibile una direzione inversa. Di qui nasce un'attenzione enorme non solo all'idea ma anche all'imprenditore. Il secondo principio è la gratuità, vale a dire quegli imprenditori che lavorano nel circuito RSO, da una prima fase all'ultima, sentirete poi quando Federica spiegherà rapidamente la metodologia, è gratuita l'attività, quindi noi non possiamo intervenire nella impresa che stiamo assistendo, né se l'abbiamo professionalizzata, né se poi, tanto meno se poi siamo dei mentori. Ma anche qui questo ha una logica importante, perché se io assisto, come è successo a me, un'impresa a crescere, un imprenditore a costruire un business magari diverso da quello che ha pensato, con una linea magari diversa, se io non sono interessato, se sono interessato economicamente, sono coinvolto nell'impresa che assisto, la tendenza irresistibile dell'imprenditore, quello di dire, infatti da parte che ci penso io, che così andiamo avanti un po' più veloce. Se invece io non ho interessi, perché non sono coinvolto, il mio obiettivo è mettere lui nella condizione di operare da solo, e quindi lo aiuto a diventare un imprenditore, quindi a fare le cose, non facendole al posto suo, ma insegnandogli a farle in una maniera imprenditoriale, assistendolo nell'attività commerciale, in tutte le attività che sono importanti per un'impresa. Il terzo punto è la reciprocità, cioè la richiesta che si fa a chi viene assistito, alle imprese che vengono accompagnate e che crescono, quello, il vincolo a rientrare poi nel circuito come mentori, cioè come imprenditori che aiutano gli altri a crescere. E questi tre principi sono alla base del fatto di avere un successo del 90%, che misurato con gli altri associazioni, sistemi che accompagnano le start-up, è incredibilmente più alto, non solo il doppio, molto di più. Ma questo perché non è vero che non c'è una selezione, il problema è che noi la selezione la facciamo prima e quindi alla fine la selezione diventa molto più bassa. Ma io credo che sia meglio non far patire a un neo potenziale imprenditore un insuccesso, è meglio accompagnarlo possibilmente verso il successo che verificare se poi ce l'ha o non ce l'ha dopo, con tassi di successo del 15 o 20% o anche meno. Quindi questo è, e questo ci ha portato a questi risultati. Cos'è oggi RSO Entreprendre? E cosa ha costruito con questa metodologia che è oggetto di continuo studio e di messa a punto e di adattamento ai tempi, cioè a quello che è oggi? Ci porta a dei risultati che sono, per dare un esempio sull'impatto nel 2017, quelli che avete visto in termini di localizzazioni, ma voglio aggiungere dei dati: su 14.000 imprenditori che partecipano ce ne sono 7.500 continuamente attivi, ma soprattutto le 1.400 imprese che sono state avviate nel 2017 prevedono una costruzione di posti di lavoro, ed è una, sono dati che si riferiscono agli anni precedenti, di 14.000 posti di lavoro. Questa è la realtà di RSO, sono numeri impressionanti che si basano ormai però su un'esperienza consolidata, su un modo di fare che noi trasferiamo ovunque. Il mio compito è quello di creare associazioni in ogni regione d'Italia e di accompagnarle nella crescita. Quindi siamo oggi in Piemonte, ormai consolidati devo dire, siamo nati, stiamo rilanciando la Lombardia e puntiamo moltissimo su Milano, evidentemente su Milano e sulla Lombardia, perché è il centro dell'economia italiana, insomma è inutile nascondersi dietro un dito, oppure siamo contenti che sia così. Siamo partiti in Emilia-Romagna, dove stiamo già viaggiando abbastanza bene direi, e stiamo crescendo, e adesso entro la fine dell'anno avremo i primi incontri in Lazio, che è un'esperienza un po' più distante dalla nostra realtà di Torino e Milano, dove, che sono invece due realtà facilmente raggiungibili. Questo è RSO Entreprendre molto rapidamente, e queste sono le ragioni per le quali è cresciuto a livelli esponenziali,
e chi ha avuto un successo e le ragioni per cui ha avuto un successo, quale quello che qui si intravede. Ma c'è di più, stanno nascendo iniziative di creare delle reti di imprese a livello europeo. Sentirete dopo una start-up che su questo sta lavorando, ma ancora di più, noi, Resò lavora anche in Africa, cioè i rapporti sono nei 10 paesi, non solo in Europa, ma sono in Africa, e non sono secondari. Stiamo parlando di 403 start-up tra Marocco, Senegal, Tunisia, stiamo parlando di 3.900 posti di lavoro. Ecco, questo è un esempio di come si può lavorare, facendo rete in Europa, lavorando in Italia e dialogando con i paesi che devono crescere. No, no, io amo dire che noi non insegniamo solo a pescare, no, anziché vendergli i pesci, noi gli insegniamo anche a costruire la canna da pesca e possibilmente a farla un po' meglio di quella che facciamo noi. Questo è l'ideale e il principio sul quale noi lavoriamo, e questo è il sistema Italia, Europa e la relazione internazionale in cui crediamo. Grazie. Ti ringrazio Aldo, sempre molto stimolante anche vedere insomma questi numeri e queste attività. Hai citato un fattore secondo me molto molto interessante, che è il tema dell'internazionale. Proprio qualche giorno fa con Federica eravamo proprio a Bruxelles per questo evento, lo dico insomma per chi non lo sa o per chi magari sarà interessato a far parte del nostro circuito, della nostra associazione. Ogni due anni Resò organizza questa biennale a livello internazionale per rinforzare il legame tra tutte le associazioni del mondo, e uno dei mandati del nuovo presidente è proprio l'internazionalizzazione. Per cui, insomma, adesso Federica ci farà vedere ancora con più precisione di cosa si tratta quando si parla di metodo REL, ma invito tutti a immaginarlo su scala globale. Grazie Riccardo, buongiorno a tutti. Io vi parlo brevemente dei percorsi di accompagnamento di Resò Entreprendre e in particolare della metodologia. Percorsi e metodologia sono gli stessi che vengono applicati in ogni associazione in giro per il mondo, ed è fondamentale per noi e per Resò Entreprendre che ogni associazione lo applichi in modo corretto. I percorsi che offriamo agli imprenditori sono di tre tipi. Il primo, che è anche quello più largamente utilizzato, è il percorso START, che si rivolge ai nuovi imprenditori, ovvero a chi ha la sua prima esperienza come imprenditore. Questo non significa necessariamente che sia un giovane uscito dall'università, ma può essere anche una persona adulta che sceglie di uscire dal mondo del lavoro dipendente e aprire e intraprendere una propria attività. E per accedere al percorso START guardiamo le aziende che abbiano da 0 a 18 mesi di fatturato. Questo perché, come diceva Aldo, per noi la selezione all'ingresso è molto importante. Non agiamo come un incubatore che va a sviluppare un'idea e diciamo cercare di metterla in ordine e rafforzarla. Noi andiamo a prendere idee, aziende già costituite che stanno muovendo i primi passi, e soprattutto andiamo a selezionare persone. Quindi il progetto è molto importante, ma il progetto si può cambiare, l'uomo non si può cambiare, per cui per noi è importantissimo individuare il potenziale nelle persone, il potenziale di diventare un imprenditore di successo. Il percorso START prevede circa un 12 mesi di professionalizzazione e dopodiché dai 2 ai 3 anni di accompagnamento, e serve per fare i primi passi e creare almeno 5 posti di lavoro in questo periodo. Il percorso BOOSTER, che è un percorso che ad esempio in associazioni come quella di Bruxelles viene molto utilizzato perché hanno aziende più mature, è un percorso che serve a dare una spinta in più a un'azienda già costituita e che abbia già creato 5-10 posti di lavoro. È un percorso più breve, un percorso più concentrato, che serve a dare quella spinta di crescita veloce all'azienda, così che possa mantenere e crescere sempre di più. Il percorso Ambition è un percorso attivato soprattutto in Francia, è per aziende di grandi dimensioni che hanno bisogno di fare un salto ulteriore e diventare grosse aziende e società quotate. Quindi questi sono i nostri tre percorsi, ma la metodologia li accomuna tutti quanti. Come vi ho detto, la parte di scouting è la parte fondamentale.
Quindi selezioniamo progetti e soprattutto persone, cerchiamo di individuare un neoimprenditore che abbia la capacità di ascolto, la capacità di seguire un percorso insieme e farlo suo. Quindi non, diciamo, ricevere una lista di cose da fare dai nostri imprenditori, ma di analizzare e prendere le informazioni e i consigli che gli vengono dati, farli propri e sviluppare la sua azienda. Dopo questa prima fase di scouting si apre una fase importantissima, che è quella della professionalizzazione. Il progetto e il neoimprenditore incontrano 8-10 soci senior della nostra associazione, presentano il loro progetto e ognuno dei nostri soci inizia a dare il proprio contributo in base alla propria esperienza e alle proprie competenze. Questo fa sì che il progetto venga arricchito, perché non è un solo mentore all'inizio, ma sono tanti, tanti imprenditori che intervengono su ogni pezzettino del progetto. E già in questo momento i nostri imprenditori senior possono aprire la loro rete per far sviluppare questo progetto, che spesso durante questa fase di professionalizzazione cambia. E se il progetto riesce a cambiare, vuol dire che abbiamo selezionato bene, abbiamo selezionato l'uomo, la persona giusta che è in grado di accogliere il consiglio, farlo proprio e rivalutare la sua idea. Circa 8-12 mesi dura questa fase, che viene seguita in maniera molto stretta dalla direzione delle associazioni e al fine di arrivare al momento, diciamo, clou del nostro percorso, che è il comitato di convalida. Il comitato di convalida è una riunione che si svolge nello stesso modo, con la stessa metodologia, con gli stesso timing in tutte le associazioni. A questa riunione partecipano 10 soci di Raison Entreprendre che non hanno preso parte alla prima fase di professionalizzazione, quindi non conoscono il progetto, non conoscono la persona, non conoscono la sua storia. Durante questo incontro il mio imprenditore presenta il suo progetto, lo presenta utilizzando un format Raison Entreprendre, quindi un business plan creato insieme al team di Raison Entreprendre, e gli imprenditori senior devono dare un voto a questo progetto, e questo voto deve essere unanime, senza discussione. Quindi c'è una presentazione del progetto e immediatamente c'è un voto, un giro di domande e poi un voto. È fondamentale che questo voto sia unanime, perché il comitato di convalida rappresenta uno spaccato di quello che è la realtà, di quello che è il mercato all'interno del quale il mio imprenditore andrà a lavorare. Quindi è fondamentale questa unanimità. Spesso abbiamo l'unanimità, quando non c'è l'unanimità diventa un no, ma un no propositivo, perché nonostante il percorso comunque si ha avuto un valore, si resta all'interno dell'associazione, ed è un no che aiuta a non commettere degli errori, a non andare avanti con un progetto che magari in quel momento non ha possibilità di crescere. Se appunto, come ci auspichiamo sempre, il risultato è unanime via un sì, si apre la parte di accompagnamento. A quel punto l'imprenditore verrà accompagnato da un mentore, che è un nostro socio che viene identificato dalla direzione, e per 2 anni avrà degli incontri regolari, e questo socio senior lo accompagnerà in tutti i momenti dello sviluppo della sua azienda, anche e soprattutto nel suo sviluppo personale come imprenditore. Ed è questa la chiave davvero importante. Non si fa per i neoimprenditori, li si aiuta a fare, li si mette nelle condizioni, gli si danno gli strumenti, gli si danno gli spunti per ragionare poi in autonomia. Grazie mille. Ottimo, grazie mille Federica, molto concisa e precisa, perfetto. Allora, direi che adesso viene il momento di Fabrizio Barini, che è il presidente di Raison Entreprendre Lombardia, l'associazione di cui anch'io faccio parte, che secondo me incarna un po' il tema, uno dei temi base che sta anche nel nome di Raison, che è quello della rete e del network. Ci farà capire un po' come Milano è rinata e come dalla rete che è riuscita a creare sono nate anche, diciamo, delle sfide molto belle e positive, come quelle con Arval, che poi Grégoire Chauvet, direttore generale Italia, ci presenterà,
che ci permettono anche di affacciarci sul mondo dell'open innovation, tema oggi direi molto molto importante anche per lo sviluppo delle startup stesse. Quindi lascio la parola a Fabrizio. Grazie, come ha detto il nostro presidente dell'Italia, in Lombardia abbiamo optato per un rilancio dell'associazione, in quanto diciamo il territorio della Lombardia, ma in particolare Milano, aveva bisogno di una presenza forte, significativa, ma assolutamente allineata a quelli che sono i principi ispiratori e il metodo di Raison d'être. Quindi è questo il percorso che abbiamo fatto con una nuova governance che si sta popolando sempre di più, e in questo percorso naturalmente ci facciamo aiutare e abbiamo trovato delle persone che hanno condiviso con noi questo modello e che hanno deciso in qualche modo di investirci per darci la possibilità di farci conoscere ancora di più, ma per come dire, far ripartire questo progetto nel migliore dei modi. Tra questi Arval Italia, che è una multinazionale molto importante nel campo della mobilità, che ha avviato una collaborazione con Raison d'être Lombardia che si è già concretizzata in un modo, diciamo, con grande successo, che è stata una call, quindi diciamo una sorta di competizione di progetti in linea con quelli che sono del modello Raison d'être nel campo della mobilità, in particolare nella sharing mobility. Ecco, vorrei che ci parlasse di questo progetto e che ci spiegasse anche un po' le motivazioni che hanno spinto un'azienda così importante a collaborare con noi, a Grégoire Chaudet, che è il direttore generale di Arval Italia. Quindi prego, accomodati pure sul nostro, diciamo, trono. Ecco. Addirittura un trono. Buongiorno a tutti. Io sto in piedi così mi faccio vedere da tutti, sarò brevissimo. Forse perché sono francese, forse perché Réseau Entreprendre, che vedo essere una pronuncia non facile in italiano, Réseau Entreprendre, è nata all'origine in Francia. Alla fine sono i valori di Réseau Entreprendre che mi sono piaciute. Io credo fondamentalmente che un'impresa, un'azienda ha molto più potere per cambiare le cose, per cambiare il mondo rispetto alla politica, per esempio, e quindi però bisogna immaginare un'impresa e un'azienda un po' diversa, e quindi bisogna crearne tante nuove che hanno un approccio diverso, più aperto. Credo che l'approccio di Réseau favorisca questa nascita, questa possibilità di far emergere dei progetti concepiti e accompagnati in una maniera talmente diversa che dovrebbe creare anche uno stile imprenditoriale, quindi una maniera di sviluppare il lavoro in una maniera un po' diversa. Quello che mi è piaciuto soprattutto è il concetto di creare dei posti di lavoro, e noi vediamo nel nostro settore della mobilità, Arval gestisce 200.000 auto e veicoli solo in Italia, 1,2 milioni nel mondo. Abbiamo un'azienda in Italia di 1200 persone, ma non riusciamo ad avere l'agilità e la creatività che delle startup possono portare, e quindi Réseau ci aiuta anche attraverso queste call a rispondere ai nostri bisogni. La prima call è stata sulla sharing mobility, ovviamente un mondo, la mobilità cambia, lo sharing è presente ormai dappertutto. Associare le due cose ci ha permesso di identificare un certo numero di aziende interessanti e di premiarne una che è estremamente innovativa. Non abbiamo il tempo di descrivere oggi le sue attività, ma credo che sulla slide le ritrovate. Facciamo adesso partire una seconda call sul big data della mobilità. Sono tantissime cose che emergono da queste iniziative, grazie al Réseau, e la Lombardia, e Milano in particolare, è una piazza estremamente dinamica su tutti i temi della mobilità. Tant'è vero che Arval Italia è diventato capofila, grazie alle sue iniziative qui a Milano, per conto della nostra capogruppo in Europa. Quindi ci sono qui delle cose molto preziose e un'energia molto particolare che fa sì che riusciamo a far emergere delle cose
che magari in altri posti in Europa non si trovano così facilmente. Quindi l'aiuto di Réseau ci permette di orchestrare anche tutte queste iniziative e pensiamo e vogliamo creare tanti posti di lavoro per cambiare meglio le cose dopo a livello quotidiano. Quindi questo è grazie per la nostra assistenza, presenza molto, molto... Siamo all'inizio, per dire, sono un annetto che collaboriamo attivamente, ma già abbiamo fatto delle belle cose, quindi grazie per il vostro impegno. Grazie a Ranovai per averci aiutato e sostenuto e dare continuità a questo progetto. Come ha detto Grégoire, a breve partirà la prossima call con i Big Data e quindi insomma avanzate pure le vostre candidature, neoimprenditori e imprenditori, perché insomma abbiamo bisogno di mostrare anche a questa grande azienda, ma a tutto l'ecosistema di Réseau, quelle che sono le caratteristiche e le potenzialità di questo bel progetto. Si è parlato di metodo, di esperienza internazionale, di macronumeri, ma sarebbe opportuno, anzi vogliamo mostrarvi concretamente qual è il risultato del nostro lavoro, e quindi abbiamo pensato di dare spazio anche ai nostri nuovi imprenditori alle storie, diciamo, di successo, anche se per noi tutti i laureati sono casi di successo, perché vengono da noi stradati nel modo giusto per affrontare il mercato. E quindi abbiamo pensato abbiamo individuato dei neoimprenditori che oggi vengono a raccontare la loro esperienza e naturalmente anche la loro impresa. Allora, la prima alla quale chiedo di salire sul palco è Alessia di WeExplore. Facciamo un bel applauso. Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti, grazie di dedicare un po' della vostra domenica mattina e di passarla in nostra presenza. Sono Alessia e Francesco di WeExplore e siamo qui per parlare di... E siamo qui per parlare del vostro prossimo cambiamento. Perché questa scelta? Perché pensando al tema di oggi, che è il futuro più umano, il cambiamento, se vogliamo, è un po' la costante che vediamo nel nostro futuro, insieme anche un po' al dubbio se veramente possiamo pensare a un futuro umano e di non essere magari sostituiti un domani dalle tecnologie e dalle macchine. Messier Chauvet parlava prima di un'impresa in grado di come forza per cambiare il mondo, e noi come WeExplore vogliamo essere un po' questa forza o una possibile risposta. WeExplore nasce proprio pensando a tutte le persone in tutte le loro fasi del ciclo di vita professionale, dal giovane laureato che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro e vede come passo naturale andare all'estero, al professionista, al manager già con una certa esperienza che magari è inserito in un tipo di percorso che lo porterà a crescere con degli incarichi internazionali, o che magari vede la sua azienda nel giro di poco cambiare di proprietà e quindi trovarsi a interagire con un capo indiano, cinese o americano. Noi vogliamo appunto, pensiamo proprio a questi cittadini del mondo, che non vuol dire semplicemente persone che si spostano, ma semplicemente anche rimanendo qui in Italia il mondo ci sta già venendo a trovare. Io all'inizio di quest'anno ero a pranzo con dei colleghi e ci siamo seduti allo stesso tavolo un'italiana, un'olandese, una tedesca, una americana e un ungherese. Sembra una barzelletta, ma è la realtà di oggi ed è la realtà che sempre più molti di noi si troveranno a vivere. WeExplore quindi vuole diventare, ma di fatto lo è già perché esistiamo di già, la prima piattaforma a proporre servizi di carriera internazionale, di consulenze HR e di formazione per lo sviluppo internazionale delle carriere all'estero, rivolta sia a persone che ad aziende.
Questa è un po' quindi la nostra risposta per rendere il futuro più umano e per me è un significato particolare essere qui oggi in questa cornice stupenda e a dare un po' il nostro contributo a quello che è il tema e l'argomento della mattinata. Non dimenticando che siamo qui proprio grazie a Raison Entreprendre, quindi noi siamo una delle startup convalidate o laureate nel 2017 e quello che abbiamo trovato in Raison è stato sicuramente un team di professionisti, di persone prima di tutto, che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro competenze, il loro network e hanno creato con noi questo dialogo continuo che ci hanno permesso di allenare la nostra idea fino a farla crescere, a farla evolvere, a farla diventare quello che è oggi. Oltretutto con Reso noi abbiamo anche e condividiamo una forte sintonia valoriale perché la loro missione, il loro obiettivo è creare posti di lavoro creando imprese e per noi appunto il lavoro è uno degli elementi fondamentali della nostra attività e della nostra missione. Quindi la nostra appunto visione per il futuro è, se vogliamo, quello che, togliendo le borse Hermès o gli abiti Louis Vuitton, è forse l'unico vero lusso che possiamo avere nel nostro mondo, che è la libertà. Offrire alle persone la libertà di poter scegliere il loro futuro professionale. Come? Diventando leader nei servizi di carriera internazionali e di gestione multiculturale per preparare le persone ad affrontare le sfide di un mercato del lavoro globale. Questo perché stiamo assistendo e stiamo vivendo a un cambiamento radicale nel paradigma dei percorsi di carriera. Passiamo quindi da uno ieri, quindi una fase precedente con un percorso molto lineare di crescita molto anche facile da prevedere e da affrontare, mentre oggi più che un percorso è un ottovolante, dove non è sempre così facile o così automatico risalire quando si è nella parte bassa. E noi come WeExplore abbiamo l'obiettivo di posizionarci proprio nella parte alta, quindi essere uno strumento di gestione proattiva del proprio percorso quando si è al massimo e all'apice delle proprie potenzialità e delle direzioni che è possibile prendere. Ci sono poi altri attori che intervengono nella parte bassa, se vogliamo, ma se mi passate la metafora, noi vogliamo essere più il mentadent e non il dentista, quindi intervenire prima per prevenire e non per curare una gestione magari che poco corretta o che non è avvenuta. Come lavoriamo, come facciamo il nostro lavoro? Possiamo contare su due network mondiali che ci consentono innanzitutto di essere presenti fin da subito in maniera molto agile in più di 50 paesi e quindi di poter coinvolgere delle competenze molto specifiche sia in ambito di consulenza HR sia legata alla gestione delle differenze culturali. Prima nella presentazione di Reso si parlava appunto del legame anche con i vari charter locali e questo per noi è già un elemento fondante della nostra realtà. Lascio adesso la parola a Francesco che vi racconterà brevemente come incorporiamo queste competenze e questi due network nel nostro modello. Grazie Alessia e buongiorno a tutti. Sì, Alessia vi ha appena illustrato quelli che sono, diciamo, i nostri due pilastri su cui poggia la piattaforma, che come vedete è un elemento di raccordo tra due rami. Da una parte il ramo consulenziale, consulting, che ha sempre una duplice veste. Infatti c'è una veste digitale
quando parliamo di quei servizi di carriera che possono essere tranquillamente digitalizzati, quindi forniti in maniera automatizzata. Ma c'è anche la consulenza umana, quella fatta appunto grazie alla nostra rete internazionale di consulenti, che poi ovviamente si possono anche avvalere di mezzi digitali, perché chiaramente oggi se io devo fare una consulenza in Italia e voglio recarmi in Germania, quindi farò la consulenza con un consulente tedesco, la posso fare sulla piattaforma in video remoto tranquillamente. Dall'altra parte invece c'è il ramo dell'education, quindi il ramo che si concentra sulla formazione, e anche qui potete osservare sempre il tema delle duplici veste. Quindi da una parte la formazione digitale che noi abbiamo etichettato come e-learning, fornita attraverso prodotti digitali come il podcast e i webinar, e dall'altra parte invece sempre una formazione che può essere svolta anche in aula, appunto tramite dei workshop da fare ad esempio nel contesto delle organizzazioni, mentre i prodotti digitali possono essere rivolti ai professionisti ma anche ai dipendenti delle aziende. E quindi insomma noi vogliamo appunto esaltare questo tema della sinergia tra il ramo consulenziale e il ramo formativo, e se vogliamo anche della sinergia tra digital e human, che pensiamo possa essere la migliore ricetta per gestire appunto oggi, in questo contesto così globale, il tema del cambiamento professionale. E allo scopo appunto di esaltare quella che è l'esperienza umana e le soft skill, a tal punto addirittura da, e vi invito proprio a seguire, no, il filo del DNA umano. Quindi noi abbiamo evidenziato appunto questo concetto in verde perché pensiamo che si possa trasmettere anche attraverso una piattaforma tecnologica, fino ad arrivare addirittura all'istituzione di una vera e propria community, high profile community. Questo che cosa significa? Si aggancia al filone della formazione, perché quelli che appunto sono i nostri clienti, quindi i professionisti che si possono avvalere appunto della nostra formazione attraverso podcast e webinar, in realtà diventano anche i fornitori dei contenuti, allo scopo di creare un circolo virtuoso che metta sempre al centro appunto l'esperienza umana e le soft skill fondamentali. E infine vi lascio con una slide di puro marketing, se vogliamo, che va a definire nel dettaglio a chi ci rivolgiamo, quindi il nostro target. In primis università business school, ma anche professionisti, e infine organizzazioni. E nella parte inferiore della slide vedete dei dati che ci riguardano sostanzialmente. Se partiamo da noi, dal bel paese, non sono dati forse così incoraggianti, perché se parliamo di occupazione italiana nella fascia 15-64 anni per il 2017, purtroppo ci siamo collocati agli ultimi posti nell'Unione Europea, addirittura con un 48,9% per le donne, fa solo peggio la Grecia. Anche dal punto di vista reddituale le cose effettivamente non vanno così bene, perché il salario netto medio di un singolo italiano nel 2015 si è attestato a 16.000 euro contro i 26.000 di un collega olandese, quindi persone che sono davvero vicine a noi, oppure i 48.000 di un singolo svizzero. E poi, infine, l'ultimo dato che ci fa capire quanto effettivamente, come diceva Alessia, l'internazionale ormai è qualcosa che ci riguarda, perché pensate, l'85% è la quota mondiale dell'import-export che ha riguardato i paesi addirittura extra Unione Europea. Quindi, sostanzialmente, se è vero che il cambiamento parte dalla consapevolezza, beh, noi oggi speriamo di avervene regalata un po'. Grazie a tutti. Ok. Grazie mille a Wixplore che insomma ci ha dato un po' una visione, da una parte fosca, da una parte con un po' di speranza per migliorare le cose, ma speriamo anche grazie a loro. E direi di proseguire subito con un'altra realtà che insomma ci pregiamo di aver un po' fatto nascere, che è Bookabook, che oggi ci racconta il suo fondatore. Tommaso Greco. Ringrazio. Sai come partire il video, che così racconta a me lui di me. Azzaccati, che potete votare su quel mitico totem. Sogno di raccontare. Come on.
sogni di tante persone, di futuri autori, Dario Boenia e Chiara Zaccardi, che potete votare su quel mitico totem. Sentivo il bisogno di raccontare un po' il tema della frontiera, sentivo il bisogno che qualcuno la passasse. Leggere, secondo me, è come innamorarsi ogni volta. Spero che il mio libro sia questo. Bravissimo Dario, tra pochi mesi troverete il libro di Dario Boenia sugli scaffali. Ecco, questo video racconta bene, secondo me, il nostro spirito e la nostra festa che facciamo ormai il secondo anno a base Milano e che abbiamo anche l'ambizione di replicare, e spero che presto ci riusciremo, in altre realtà italiane. Io, siccome si è parlato nell'intervento precedente di futuro, vorrei fare un piccolo passo, un salto indietro. Io immagino che in questa stanza, in questa sala, molti ascoltino musica e molti guardino film e serie TV. Io quando, io naturalmente anch'io ascolto musica e guardo serie TV e mi ricordo 10 anni fa come potevo fare ad ascoltare musica e a guardare film e serie TV. Per quanto riguarda la musica, andavo in un negozio di musica che si chiama, storico a Milano, che si chiama Mariposa, oggi è rimasto ma produce pizzette. E per quanto riguarda i film, andavo da Blockbuster, oggi da Blockbuster vicino casa, perché c'è un supermercato aperto del gruppo Shan, per rimanere in famiglia in qualche modo. Ecco, se voi pensate alla musica e ai film, l'esperienza è cambiata radicalmente. Non è cambiato solo il prodotto, non siamo passati dalla VHS al DVD, come è successo in passato, è completamente cambiato il modo. Decidiamo noi i palinsesti, decidiamo noi le playlist e condividiamo con i nostri amici. Se invece volete leggere un libro, l'esperienza è la stessa di 10, 15, 20 anni fa, con l'eccezione forse piccolina nel mercato italiano dell'ebook, ma fondamentalmente l'esperienza di lettura è rimasta in grande misura la stessa. E qui è partita la nostra sfida, cioè riusciamo a rendere la lettura un'esperienza diversa, riusciamo a dare al lettore un'esperienza più inclusiva e più partecipativa. Così è nata l'idea di abbinare al classico meccanismo di pubblicazione di un libro o di qualsiasi casa editrice, il crowdfunding. Bookabook mette insieme crowdfunding e l'editoria con l'obiettivo di creare una comunità attorno a ogni libro, una comunità di lettori prima ancora che sia pubblicato. Questo naturalmente si traduce in un maggior coinvolgimento del lettore, in un rapporto molto più forte tra lettore e libro per quanto riguarda la filosofia dell'intero progetto, ma si traduce anche nel fatto che quando un libro esce finalmente in libreria, a quel punto può contare su una serie di persone che l'hanno già letto, su una serie di persone che sentono il proprio progetto, noi chiamiamo editori morali, e quindi che sono motivate a far girare il passaparola, a parlarne con altre persone. Voi sapete che il principale strumento di diffusione dei libri sono altri lettori che li consigliano. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, dirò una banalità, senza il risultato tutto questo sarebbe rimasto un'idea credo bella, ma senza nessun tipo poi di realizzazione pratica. Noi abbiamo incontrato Reso quando ormai Bookabook aveva già 10 mesi e stavamo continuando a ragionare su come dare vita a questa idea. Abbiamo incontrato Reso e nel giro di pochissimo tempo l'idea non solo ha preso vita, ma siamo stati convalidati. Grazie alla nostra convalida, grazie ai documenti che abbiamo prodotto durante il percorso di convalida, siamo entrati in un acceleratore ad Amsterdam, che è Rockstart, e poi da lì pian piano Bookabook è cresciuta. Siamo partiti che eravamo due persone in una stanza, che non ci lavoravamo neppure a tempo pieno, adesso abbiamo una sede nostra. Tra dipendenti e collaboratori, Bookabook paga ogni mese 14 persone, 15 in qualche mese, e questo naturalmente per noi non è solo motivo di orgoglio e di soddisfazione, ma è anche, credo, il modo per rispondere in modo positivo a quanto questa realtà ci ha dato. Noi siamo
noi siamo e rimaniamo naturalmente in debito, e questo debito siamo disposti a saldarlo direttamente, nel senso a metterci a disposizione di altre startup e di altre realtà, anche per cose specifiche e tecniche, e anche però indirettamente attraverso il nostro impegno, che è stato quello di costruire una realtà che dà lavoro a delle persone e che mette il lavoro e la sua qualità al centro, perché anche nei meccanismi decisionali noi riteniamo e crediamo che sia fisiologico con un progetto innovativo di coinvolgere le persone che lavorano con noi e di non perdere quella visione da startup con la quale siamo partiti. Quindi banalmente domani mattina alle 9 noi abbiamo una riunione, non sarà una riunione in cui io, che sono il fondatore, dirò delle cose, ma sarà una riunione in cui ascolterò gli stimoli che il mio team mi darà e discuterò con loro. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Tommaso. Come sempre devo dire, è affascinante vedere quello che è riuscito a fare Book a Book fino ad oggi, anche creando, direi, dei movimenti, no? Anche quasi di opinione, e il party, insomma, lo dimostrava. Ma vi invito anche un po' a vedere queste due realtà che vi abbiamo presentato come due momenti diversi anche all'interno di Resò. Book a Book è stata una tra le prime convalidate, Wixplore è stata sostanzialmente l'ultima. Quindi anche questo vi fa capire come effettivamente Resò può essere un fattore. Io direi adesso passiamo, insomma, alla realtà che in Italia è più grande e più stimolante, insomma, anche per noi di Milano come benchmark, che è quella del Piemonte. Quindi passo la parola a Giovanni Radis, che ci presenterà un po', insomma, la loro realtà e le loro start-up. Grazie mille. Mi metto qui così uso questo come pupitre, è abbastanza comodo. Bene, grazie a tutti, tanto di chi ha organizzato questo evento e della possibilità di incontrarci domenica mattina, però è un bel momento e non assaltanati in altre cose. E quindi grazie all'organizzazione Milano e non solo Milano, Italia, eccetera. L'altra cosa è quella che voglio ringraziare, perché qui c'è un po' un piccolo campione di come funziona Resò. Ringrazio le persone di Torino come me o di Milano che sono qua, però c'è gente che arriva da Casale, c'è gente che arriva dalla provincia di Cuneo, c'è gente che arriva da Alessandria, e devo dire che Resò è questo, cioè la disponibilità di andare, di rinunciare a qualcosa delle tue cose personali per poi fare altre cose, anche fare dei chilometri, c'è il suo perché. Dunque, adesso passerò immediatamente. Direi che per guadagnare tempo non userò le slide come faccio quasi sempre, ma ne abbiamo una che è particolarmente significativa, le altre 15 o 16 ce le risparmiamo. Tanto avete già capito sicuramente qual è come funziona Resò, come dovrebbe funzionare, come potremmo anche migliorarlo, perché non è che sia un modello fisso, è un modello che speriamo sia variabile, e soprattutto all'interno delle varie organizzazioni più ci lavori dentro e più capisci che ci possono essere delle cose che rappresentano il futuro. Per fare questo, se posso dare un consiglio a chi è più giovane, ci vuole un buon team, e siamo riusciti, grazie a un'ottima direzione rappresentata dall'Isola Efice, da Francesco Orlando, da Sabrina Stare, che è qua, che poi sostituirà in un piccolo speech. Abbiamo poco tempo, ragazzi, quindi dobbiamo stringere un po', una startup che questa mattina non è potuta venire, e poi abbiamo tre startup che rappresentano l'altra quarantina che fanno parte di noi. Qui abbiamo un caso anche particolare, perché la direttrice è venuta da sola, ma sono in tre, ed è una specie di Santissima Trinità, ma non volevo adesso toccare temi di altissimo livello, però era per augurare a Lisa che porti a termine questo, è Alessandro anche, voglio dire, la famiglia, che portino a termine questa, diciamo, la startup famiglia, non so come dire, già la startup, ma la fase 2 di questa startup famiglia. Allora, io direi che Resò, secondo me, è una frase che mi ha affascinato, il motivo per il quale mi sono iscritto come imprenditore. Io lavoro nel campo dell'ICT e della consulenza, della compliance, dell'ingegneria, in quel settore lì, con i miei 120 collaboratori, con un team di questa, più o meno di quel sizing, e la cosa che mi è piaciuta è
creiamo posti di lavoro e come li creiamo facendo impresa. Questa è la sintesi, secondo me, di che cos'è Reson. Quindi se aiutiamo i neo imprenditori ad andare avanti, riusciamo di conseguenza a creare questi famosi posti di lavoro che sono sempre più importanti. Ho sentito anche dei dati sulla disoccupazione, metto lì proprio solo una pillola, ma micro. Ravaioli, che conosco da una vita, e gli altri colleghi, io non so, a Milano so per certo che è così, diciamo che è simile a Torino, anzi, perché poi alla fine Milano è pesca da Torino, Torino cerca un po' di pescare da Milano, poi abbiamo altre città che hanno delle università di primo ordine. Cioè, c'è tanta disoccupazione, ci sono dei numeri che fanno paura, c'è anche tanta demagogia. Se noi cerchiamo un laureato in ingegneria, un laureato in informatica, un laureato in matematica, un laureato in economia, non li troviamo mai. Cioè siamo tutti lì, dalle grandi società di consulenza alle grandi società di tecnologia. Credetemi, ho fatto 12 anni l'executive di un gruppo come quello IBM e di gente ne abbiamo assunta a vagonate. Non c'è quasi mai questo tipo di offerta. Eppure l'università italiana è un'università in gamba, un'università che produce, soprattutto in certe aree, eccetera, eccetera. Quindi anche lì invito soltanto a fare una riflessione e vedere, no, gli esperti del settore cosa forse bisognerebbe fare per poi avere le risorse che servono. Chiudo by the way, perché è una delle cose che mi ha interessato di quello che ho sentito. Allora, velocissimo, la zona del Piemonte è fatta da andando all'osso in questo momento, quindi aggiornato a ottobre di quest'anno. Lì c'è, come potete vedere, questo video era il 31/12/2017, sono state 52 le startup che sono state accolte nei primi 9 mesi dell'anno. Cioè, se andate a vedere un numero, tenete conto che noi abbiamo 3 giovani, baldi giovani, bravi in gamba, ma 3 giovani, una direttrice e poi tutto il resto è volontariato fatto per il coaching, il mentoring, la direzione, eccetera, eccetera. Quindi già solo ricevere 52 imprese, parlare con le famose persone che citava Aldo, fare un po' la tara delle varie cose, eccetera, eccetera, è già un lavoro notevole. Ci sono state convalidate all'incirca, al momento siamo a 40 erotti, lì erano 36, siamo a 42-43 e poi abbiamo oltre 20 società, aziende che sono in accompagnamento. Questi sono i nostri numeri, cioè quella fase che dopo ti sei laureato, dopo la professionalizzazione che arriva citata, per cui il nostro percorso va da quando toc toc uno bussa alla porta a quando viene accompagnato per i 2 anni per spiccare poi il volo da solo, dura circa 3 anni o 2 anni e 7-8 mesi o 3 anni e 2-3 mesi. Poi ci sono anche delle persone che a un certo momento possono avere qualche problema finanziario e queste persone vengono aiutate comunque, anche se non rientra nei canoni di un certo tipo. Per il futuro abbiamo qualche idea anche di, all'inizio era scritto, poi adesso è già passato un po' di tempo e poi il livello di attenzione andando avanti è quello che è, ma è normale. C'è una fase che si chiama booster, su questa noi vorremmo fare delle significative riflessioni perché è un po' la naturale evoluzione, no? Che adesso non è che parliamo della mediocrità, ma come diceva uno famoso, Flaubert, diceva, se ti accontenti della mediocrità tu ammazzi i tuoi sogni, no? Il sogno adesso sarebbe di poter fare una fase 4 oltre alle prime 3, diciamo, mettiamola così per raccontare in modo un po' da domenica mattina, ecco, un po' più romanzo. Esatto. Allora, io adesso vi dico ancora una cosa velocissima, che è questa. Per la prima volta facciamo un grande evento il 16 novembre, è un venerdì, il 16 novembre, la location è la Nuvola Lavazza a Torino. La Lavazza S.p.A. ha ristrutturato un vecchio rottame di vecchie aziende, eccetera, eccetera, l'ha fatto diventare un plant industriale, l'headquarter, eccetera, eccetera, ed è una cosa veramente bellissima da vedere. Quindi sono quei pezzi di città che anziché star fermi si muovono, e dietro c'è una startup che è nata nel 1895 di un signore che si chiamava Luigi e nell'astigiano vendeva caffè così di casa in casa, e adesso ha creato un impero che la Mazza sta comprando anche realtà in Francia, sta comprando realtà negli Stati Uniti e dà lavoro a un sacco di persone. Ci sembrava che andare lì fosse anche il posto giusto. Ecco, faremo una giornata nella quale ci sarà, si metterà, cioè sostanzialmente vogliamo fare 3 cose.
far conoscere le nostre start-up, far conoscere le potenzialità che hanno, far conoscere Reso, perché già solo dire Reso Entreprendre Piemonte è un tema, no? Quindi quando partecipi a qualche evento piuttosto che televisivo eccetera, hanno sempre il problema di cosa scrivere davanti al nome della persona, perché è una cosa lunga così, e quindi chiamiamolo Reso e magari facciamo prima, ecco. Questo è quanto. Questa giornata sarà una giornata molto intensa, ci sarà a tarda mattinata degli interventi con dei giornalisti coordinati dalla nostra agenzia di comunicazione, saranno presenti, diciamo, delle persone che hanno qualcosa da dire sul tema dell'innovazione, che tanto l'evento, se non cambiamo Zegna che è qua della Bitriz, mi direi che non ha, l'abbiamo blindato, no? Che si chiamerà il presente e il futuro, punto interrogativo, quindi questo dice un po' che cosa si racconterà in questo evento. Quindi ci sarà un discorso verso la stampa di conoscenza, un discorso di qualcuno che ha delle grandi capacità su alcune tematiche, e poi ci sarà il momento per tutte le start-up e il momento per i neoimprenditori e anche per i senior, perché dimentichiamo quasi sempre che una realtà Zegna Uomini Piemonte ha 76 associati imprenditori senior e ha questa quarantina di start-up che sono da gestire e crescono, diventano, qualcuno ha quel senso di riconoscenza che citava Ravaglioli che torna indietro eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il film di quello che succede, è una giornata importante, ci dà un lavoro micidiale, abbiamo organizzato 3 gruppi di lavoro, stiamo lavorando, come sempre siamo in ritardo, ma pensiamo di farcela. 16 novembre Torino, via Bologna 32, scusate, sembra proprio uno venditore porta a porta, ma via Bologna 32 dalla tarda mattinata fino all'aperitivo delle 20, chi vuol venire è non gradito di più. Siamo qui anche con delle start-up, io chiamo la dottoressa Tagliabue, quando siamo in Reso Lucia, se non ricordo male, ok, che ha un po' più fretta perché deve andare a una cosa personale, e lei ci presenterà Smart Factory. Taglio corto, racconta tutto quello che ritieni opportuno, c'hai 6 minuti. Oh, okay. Grazie. Con microfono, senza microfono, funziona. Okay. Grazie, buongiorno a tutti e grazie a tutto il team di Reso Italia e un grazie speciale a Reso Piemonte di cui noi facciamo parte. Aldo, è un piacere averti qua. È un po' che non ci vediamo, quindi bene. Quando vuoi, sai che noi... Peraltro sono contenta che finalmente ci troviamo a Milano, perché noi facciamo parte di Reso Piemonte, abbiamo la sede a Tortona, ma in realtà noi siamo milanesi di origine, quindi ci sentiamo un po' a casa. Brevemente vi racconto che cosa facciamo. Noi siamo una startup che si occupa di costruire impianti di automazione industriale, quindi lo facciamo in modo digitale, ma facciamo un business, diciamo, tradizionale per tanti versi. Cosa ci caratterizza? Ci caratterizza il fatto che noi siamo partiti da un foglio bianco, nel senso che noi siamo un team ad oggi composto da 6 più 2, quindi 6 persone che ci lavorano a tempo indeterminato più 2 che sono attualmente collaboratori occasionali, con una grande esperienza nel settore della produzione industriale, che hanno deciso di mettersi in proprio sulla base di un'idea, che è quella di fare degli impianti di automazione che siano digitalizzati, e questo per poter costruire degli impianti che siano molto più flessibili e adatti alle mutevoli esigenze che oggigiorno le imprese hanno. Per spiegarvi un pochino perché crediamo, perché siamo innovativi e facciamo le cose in modo diverso rispetto a quello che fanno i competitor che operano nel nostro settore, che sono grandi aziende come IMA o Coesia o Marchesini, che fanno ad oggi una grande parte del tessuto industriale italiano. Quello che però ci differenzia è che noi utilizziamo in modo spinto le tecnologie digitali all'interno di quelli che sono degli impianti di automazione. Sembra strano, ma la tecnologia e la digitalizzazione che ha cambiato il modo in cui noi viviamo non ha ancora cambiato come ad oggi vengono prodotti i componenti che utilizziamo.
giusto per farvi un esempio, se pensiamo negli anni 80, io sono nata negli anni 80, quindi non ancora usavo gli assegni, però quello era il tradizionale metodo di pagamento che veniva utilizzato per scambiarsi denaro al di là del contante. Oggigiorno gli assegni praticamente non si usano più, si usano tipicamente gli online banking di tutte le varie banche che offrono tanti altri metodi digitali. Altro cambiamento radicale nel mondo della comunicazione. Negli anni 80 sono nati i primi telefoni cellulari, i primi GSM, oggi abbiamo in realtà tutti gli effetti un computer, un piccolo computer nelle nostre mani che ci consente non solo di chiamare ma anche di fare tantissime altre cose. La posta. Negli anni 80 ci si mandavano le lettere, oggi le lettere praticamente non si usano più, ci sono le mail. Nel mondo invece dell'industria, gli impianti di automazione sono rimasti più o meno uguali. Questo perché, e queste sono alcune foto di aziende, nostre clienti, nelle quali abbiamo appunto visitato gli stabilimenti. Questo perché? Perché tipicamente i direttori di produzione o gli ingegneri usano questo paradigma: if it works, don't fix it. Se funziona, non cambiarlo. E questo ha portato a una certa rigidità nel adottare tecnologie digitali all'interno di un sistema di produzione. Noi abbiamo sviluppato un impianto, siamo partiti da questa idea, un impianto che grazie alle tecnologie digitali riesce ad essere estremamente flessibile, quindi un unico impianto riesce a produrre diversi tipi di prodotto in contemporanea oppure anche in sequenza, è modulare, quindi c'è una base che è standard, è tradizionale per tutti gli impianti che noi realizziamo e poi su questa noi possiamo montare delle stazioni di processo sviluppate specificatamente per l'utilizzo del nostro cliente finale, estremamente controllabile, quindi di questi impianti noi possiamo controllare qualsiasi tipo di abbiamo un controllo del processo totale al 100% e energeticamente efficiente, perché è un impianto che tipicamente consuma dal 40 al 60% in meno di un impianto tradizionale e ovviamente compliant rispetto a tutte quelle che sono le tecnologie Industry 4.0. Chi sono i nostri clienti? Aziende che fanno cosmesi, aziende che fanno tappi e chiusure prevalentemente per il settore degli alcolici, aziende che fanno prodotti di food, quindi cracker, biscotti, cose di questo tipo e ancora non ci stiamo lavorando, però speriamo di chiudere una fornitura presto nel settore delle componentistiche elettriche, idrauliche, valvolame, cose di questo tipo. Quindi diciamo, settori più svariati, però la tecnologia è sempre la stessa. L'interesse sorge proprio nel fatto che noi riusciamo a fornire questa flessibilità che un impianto tradizionale ad oggi non ha, con anche ovviamente una riduzione di costi, perché avere un impianto flessibile che oggi può essere utilizzato per sviluppare un rossetto di forma rotonda e domani può essere utilizzato per realizzare un rossetto di forma quadrata, magari con semplicemente 20-30 mila euro di investimento, è ovviamente anche dal punto di vista economico per un'azienda interessante. Il problema è convincere il direttore di produzione a prendersi il rischio di investire in una nuova tecnologia. Infatti molto spesso ci riusciamo quando parliamo con l'imprenditore, quindi col proprietario dell'azienda stesso, perché devo dire che l'ostacolo più grande è la prima linea, che molto spesso poi non si prende il rischio di investire in una nuova tecnologia. Questa è una delle nostre linee che abbiamo portato in fiera, abbiamo partecipato a SPS nel mese di maggio di quest'anno e attualmente la stiamo approntando, verrà consegnata a gennaio e andrà proprio in una azienda che produce prodotti cosmetici.
Ovviamente i nostri impianti vengono poi supportati da una piattaforma cloud che consente di accedere da remoto ai dati di produzione, che consente di monitorare qualsiasi tipo di attività che avviene sull'impianto. Tantissimi vantaggi, però insomma, molto, molto tecnici, quindi cicli produttivi più veloci, downtime ridotti, ovviamente benefici anche dal punto di vista economico, quindi benefici dal punto di vista di CapEx management, molto più semplici nella gestione anche della manutenzione, saving dal punto di vista del consumo energetico. Ovviamente tutto questo non l'ho fatto solo io, anzi io sono l'unica persona che non è tecnica, che non è ingegnere del team. Io mi occupo di tutti gli aspetti legati appunto al management dell'impresa, però ovviamente l'idea non viene da me, ma viene da un team di ingegneri meccatronici, di cui uno, caso vuole, mio fratello, che mi ha portato all'interno di questo progetto, e l'altro è il suo oggi nostro partner, ma suo vecchio capo in una azienda leader nella produzione di packaging per il mondo food and beverage. Siamo a Tortona, questo l'abbiamo già detto, appunto per il momento abbiamo installato un impianto in Lussemburgo, due impianti su Torino e ne stiamo finalizzando un altro che invece andrà nei pressi di Milano. Ad Abbiate Grasso. Giusto per darvi qualche numero e anche per spiegarvi quanto è stato importante per noi essere all'interno di Resò, noi abbiamo fondato l'azienda nel 2016, a dicembre del 2016, quindi a tutti gli effetti nel 2017. L'anno scorso abbiamo venduto il nostro primo impianto, ci siamo finanziati con i tradizionali FFF, quindi Friends and Family, speriamo di non aver avuto FUS. Oltre a questo però abbiamo ricevuto, grazie a Resò, un finanziamento diciamo, da parte del Mediocredito Centrale, grazie anche al supporto di una delle banche che fa parte del gruppo Resò, di 200.000 euro. Questo ovviamente è un finanziamento, è a debito, dovremo restituirlo, anzi iniziamo tra qualche mese, però ovviamente ci ha dato grande respiro per partire e per sostenere gli investimenti del primo anno. Quest'anno abbiamo realizzato in realtà due macchine e mezzo, quasi tre, perché la prossima a tutti gli effetti la consegniamo a gennaio, ma gennaio-febbraio, però insomma. Oltre ai finanziamenti ricevuti l'anno scorso abbiamo vinto anche un bando nazionale che si chiama Smart and Start, promosso da Invitalia, molto complesso, però insomma in teoria non li abbiamo ancora visti, però in teoria abbiamo ricevuto 370.000 euro e in più, sempre grazie al supporto di Resò, abbiamo ricevuto un piccolo incentivo, questo invece a fondo perduto, di 4.000 euro per l'assunzione delle persone che si sono unite al nostro team nel corso di questo anno. Ovviamente questa è la nostra storia, a partire dall'anno prossimo l'idea è proprio di partire con uno scale up e di aprirci anche a fondi VC, però tutto questo è in divenire, ecco. Niente, con questo io più o meno concluso, cercate di essere molto stringata e non troppo tecnica nella spiegazione, grazie a Lisa, grazie a tutto il team di Resò, grazie a Resò Italia. A testimonianza che Resò, come dico, da quando ho iniziato il cross-sector, adesso chiamiamo una startup che si chiama Vino Oxygen. Ci parlerà Luca Evegil ed è una cosa molto interessante. Io che ho una nonna di Barbaresco mi sono appassionato fin da subito, dalla meccatronica al vino. Parli di io, questo? Buongiorno a tutti, sono Luca Evegil. E insieme a mio fratello Andrea, che oggi non è potuto venire, sono cofondatore di questa startup fondata nel 2016, ormai siamo al terzo anno. Vino Oxygen nasce a Ruazzolo, un paesino della provincia di Asti, perché una sera mio fratello, arrivando a casa
dal suo lavoro, lui è enologo, mi dice ma perché non eliminiamo i travasi dal vino? Perché lui si era accorto che ogni volta che procedeva a travasare il vino perdeva qualità. Ci sono dei problemi tecnici? Vinoxide nasce da un'idea che è quella di appunto eliminare i travasi nel vino per rendere più efficienti, quindi eliminare diciamo, le sfecciature intese come sono intese tradizionalmente, perché la sfecciatura tradizionalmente richiede l'utilizzo di travasi e filtrazioni. Questi travasi e filtrazioni apportano al vino un'ossidazione importante e quindi sostanzialmente i composti solforati che sono gli aromi contenuti nel vino, ogni qualvolta si procede a una filtrazione o un travaso, vengono ossidati e persi irrimediabilmente. Per cui l'idea di mio fratello è stata quella appunto di cercare di eliminare questi travasi e filtrazioni. Non è così semplice perché comunque è un processo che viene da sempre fatto così, quindi se si è sempre fatto così e se è sempre andato bene, cambiare non è così scontato. La sfecciatura è un processo dispendioso, la sfecciatura tradizionale, perché sia in termini di risorse umane porta via moltissimo tempo e richiede molta manodopera, e come ho già detto prima l'introduzione di ossigeno brucia composti solforati, quindi aromi, e per questo motivo da sempre nel vino si introducono antiossidanti. Il principale antiossidante, che poi è anche un allergene, può portare anche a delle reazioni importanti, è l'anidride solforosa. Cosa non secondaria, abbiamo uno spreco idrico, perché questi serbatoi ogni qualvolta si procede a travasare il vino devono essere lavati e quindi si utilizza acqua e detergenti. Così appunto abbiamo pensato a questo serbatoio che, eliminando il travaso e quindi rendendo più semplice la sfecciatura, facendo la stessa sul serbatoio principale senza utilizzarne un secondo, e attraverso un processo esclusivamente meccanico si elimina parte della chimica. Pensate che si riesce ad andare in bottiglia con il 70% in meno di solfiti rispetto a una vinificazione tradizionale e con il 45% in più di aromi. Tant'è vero che adesso nel 2018 siamo al quarto anno di sperimentazione che da 2 anni viene fatta in parallelo all'utilizzo vero e proprio, perché chi utilizza vino oxygen oggi lo utilizza per fare un vino più buono. Non è come nel 2014 e nel 2015 che, quando siamo partiti, che non sapevamo ancora bene il risultato, e quindi prima di rendere definitivo il nostro progetto abbiamo dovuto fare sperimentazioni. Dalle sperimentazioni è venuto fuori che ci sono dei vantaggi organolettici, quindi limitatamente, cioè si limita l'introduzione di solfiti, quindi vi è un aumento della qualità percepita. Alcune aziende hanno aumentato il prezzo di vendita del vino, perché chiaramente riuscendo a promuovere il vino in maniera migliore dal punto di vista commerciale riesco anche a venderlo a un prezzo più alto e di conseguenza anche una produzione più agevole per quelle aziende che da sempre vogliono fare vino senza solfiti, o aziende biodinamiche, biologiche, che sono molto attente agli aspetti ambientali. Vini bianchi come il Sauvignon Blanc, che sono molto sensibili all'ossidazione, quindi vanno a perdere parte dei loro aromi, e con questo metodo di vinificazione innovativo c'è una alterazione limitata. Di conseguenza il vino viene prodotto con una nuova immagine e posso comunicare il fatto che è fatto in modo green. Questi vantaggi economici li ho già detti prima, l'ultimo sostanzialmente
e che grazie a questi vantaggi io posso avere un rapido ritorno dell'investimento in circa 3-4 anni. E per dire due parole su Horizon Enterprise, noi abbiamo superato il comitato di convalida il 28 di marzo e a breve inizieremo il nostro percorso di mentoring con un amministratore in ambito, cioè di un'azienda che si occupa di comunicazione del nostro territorio. E grazie alla rete di Reso siamo venuti in contatto con Davide Ferrero, che ringrazio, che è qua presente, che ci ha indicato una possibile azienda interessata relativamente alla commercializzazione e alla produzione del nostro serbatoio, e proprio in queste settimane stiamo definendo gli ultimi aspetti per procedere alla, diciamo, alla preparazione di un contratto industriale. Grazie. Va bene, bravo Luca. E bravo Davide Ferrero. Allora, adesso passiamo dal vino al caffè, anzi le cialde del caffè, e quindi invito, siccome non abbiamo avuto all'ultimo, diciamo così, l'impossibilità di dover venire De Ruvo, che ha fondato questa neoimpresa, chiamerei Sabrina se può darci un flash, ok? Buongiorno a tutti, io faccio parte del team RESO e oggi, appunto, come anticipato il dottor Raris, presenterò questa startup Wake Up. Allora, Wake Up è una startup innovativa che produce e commercializza una capsula compatibile con le macchine caffè a sistema Nespresso, peraltro sono anche le più diffuse. È rivoluzionario, diciamo, nel suo campo, perché può essere ricaricabile e riutilizzabile all'infinito, poiché è realizzato in acciaio inox. Diciamo, il team di Wake Up ha voluto proprio partire a questa rivoluzione per cercare di diffondere nel mondo una cultura del caffè espresso di qualità, portando al centro il consumatore e consegnando quindi adesso la libertà di scelta di potersi godere il caffè nel comfort di casa, ma soprattutto l'aspetto più importante è quello di dare tutto ciò viene fatto di impatto ambientale minimo. Il team è composto da Davide De Ruvo, che è il CEO della startup, e all'interno di Wake Up si occupa di marketing e comunicazione delle diverse fasi di progettazione di ricerca e sviluppo del prodotto. Matteo Piviri, che è il CFO della startup, quindi si occupa della gestione economica finanziaria e dello sviluppo dei canali distributivi di vendita. E infine Matteo Rossi, che si occupa di tutta la parte che riguarda le operations. Wake Up nasce nel 2015, è stata convalidata nel 2017 da Reso Entrepreneur Piemonte, e in questi, insomma, 2 anni è riuscita a raccogliere circa 500.000 di euro grazie a campagne di crowdfunding da più di 6.000 famiglie in 83 paesi. Questo a confermare, insomma, il product e il market fit. Insomma, sono riusciti ad avere feedback importanti dal mercato e sono riusciti a riconoscere circa 10.000 utilizzatori sostenitori ben profilati di questo mercato. Questa è la capsula che appunto producono e commercializzano. Però la domanda che possiamo porci è: perché dovrei scegliere Wake Up al posto di una capsula normale che tutti conosciamo? Innanzitutto perché, appunto, come ho già detto, si tratta di eco-friendly, ecologica, tutti i processi di sviluppo sono fatti a basso impatto ambientale, e economica perché hanno visto come si possono risparmiare circa l'85% dei costi rispetto a una capsula normale, proprio perché è riutilizzabile all'infinito. Riporta il consumatore al centro, quindi ha la possibilità di scelta,
È molto pratica, si ricarica in pochi secondi. Oggi molto importante, un marchio Made in Italy. E infine la startup possiede due brevetti internazionali già depositati sui flussi dell'acqua all'interno della capsula. Questi sono i diversi componenti della capsula. Devo ancora provarli, sono sincera, non li ho ancora provati, li proverò. Cosa cercano di contrastare? Questi sono alcuni dati per quanto riguarda l'uso di capsule e la vendita di capsule normali in tutto il mondo, che purtroppo trascinano con sé, insomma, come potete vedere, 120.000 tonnellate di rifiuti non riciclabili gestiti. Sono numeri importanti nel mondo, e in Italia anche si parla di numeri molto alti, come potete vedere. Non vi sto a elencare tutto il business model Canva, però posso dirvi che WakeUp ha adottato come modello business model il modello bait and hook, quindi partono dal vendere un prodotto base a un prezzo accessibile a tutti, qual è la capsula, e i step successivi sono quelli di trarre profitti da un prodotto complementare alla capsula, quale il caffè. Infatti, tra gli obiettivi futuri dell'azienda è innanzitutto essere ben riconoscibile sul mercato come appunto venditore di capsule, e in seguito essere riconosciuti come venditori di caffè grazie ad accordi con le torrefazioni in un primo momento locali, poi nazionali ed internazionali, oltre a, come potete vedere, insomma, varie migliorie sul prodotto e deposito di ulteriori brevetti su altri tipi di capsule. Mi collego al consolidamento del brand sul mercato, perché è uno dei motivi per cui WakeUp ha deciso di farsi accompagnare da Reso Entreprendre Piemonte. Sono già riusciti ad avere molti accordi grazie alla nostra rete presente sul territorio, e ho finito. Grazie. Grazie. Io conosco bene Del Uvo e i suoi compari. Mi spiace che poi perdiamo un pezzettino, però io lo prenderei al marketing, là, la Sabrina, almeno la comunicazione, perché conoscendo loro che hanno un approccio ingegneristico, con tutto il bene che vogliamo agli ingegneri, guai non ci fossero, però bravo, grazie. Allora, abbiamo Dulcis in fundo, Beatriz, ok? Chiamo Christian Zegna, passiamo alla comunicazione e tante altre belle cose, quindi abbiamo finito il nostro menù. Grazie, ciao a tutti, sono Christian Zegna di Beatriz e vi do 5 minuti per spiegarvi cosa facciamo, quindi non riuscirei, ho pensato di usare una metafora. Mio papà, sin da quando sono piccolo io vivo praticamente in mezzo agli animali, perché mio papà è un insegnante di matematica che però alleva galline, conigli, capre, eccetera eccetera. Io vi faccio una domanda: secondo voi qual è tra queste uova il più buono? Quaglia? Altri? Quanti di voi pensano possa essere quello di quaglia? Un po' di mani alzate. C'è qualcuno di voi che ha altre idee rispetto alla bontà di queste uova? In realtà queste uova hanno tutte lo stesso sapore, nel senso non c'è nessuna differenza, ma la quaglia è stata molto più sveglia degli altri volatili, perché è riuscita a posizionarsi sul mercato con un prodotto che dà un valore percepito decisamente superiore. Quello che noi facciamo è questa roba qua, cerchiamo di fare in modo che le aziende possano posizionarsi sul mercato dando grande valore al loro prodotto, fermo restando che se uno prende una tartara al ristorante e gliela portano con sopra un uovo d'oca, un po' ti girano le scatole, banalmente per le dimensioni, no? La quale è stata molto brava perché ha un prodotto di una dimensione evidentemente diversa, di un colore diverso, e che si differenzia per avere delle macchie sopra il guscio.
noi cerchiamo di prendere i valori delle aziende che ci sono, e questo lo posso dire in pochi anni di esperienza, comunque faccio questo mestiere da 4 anni, ma devo dire che la cosa che più mi piace è prendere i valori che ci sono all'interno delle aziende, le idee, quelle in cui le aziende credono. Prima Wake Up è stato l'esempio, no? C'è un obiettivo assolutamente importante e ambizioso, e raccontarli e promuoverli e appunto darne testimonianza. Nella fattispecie, vado avanti, noi cerchiamo di farlo con un approccio che chiamiamo data driven, ossia ci occupiamo di marketing e di comunicazione principalmente nel mondo digitale. Abbiamo la grandissima fortuna, ma secondo me è anche una grandissima sfortuna, di avere tutto quanto misurabile. Cioè, tutto quello che noi facciamo oggi sappiamo che conseguenze genera, che ritorno sull'investimento porta e che risultati riesce ad ottenere. Era bello quando si faceva la pubblicità sui manifesti pubblicitari, in cui nessuno poi sapeva bene quanto influiva quella pubblicità su perché, sulle vendite. Invece adesso appunto tutto quanto è misurabile. Abbiamo un team eterogeneo e direi abbastanza verticale. Dico solo, Carlo Robiglio è un imprenditore anche anagraficamente più vecchio di noi, nel senso che ha molta più esperienza di noi, era un nostro cliente, ha deciso di investire nella nostra società e lavoriamo, facciamo parte di una holding che si chiama Gruppo Ebano, che ha sede a Novara, il cui presidente appunto è Carlo Robiglio. Abbiamo competenze verticali, ogni persona fa tendenzialmente solo una cosa e cerca di farla nel modo migliore possibile, di formarsi per fare le cose nel modo migliore possibile. Siamo una quindicina di persone ad oggi nello staff e ci occupiamo di comunicazione social e web, tutto ciò che è digital marketing ad esclusione dei siti web, di attività cross mediali, quindi campagne creative e realizzazione di attività offline che chiaramente devono andare a integrarsi con ciò che viene fatto online, e poi di formazione. Formiamo aziende e imprenditori rispetto all'innovazione digitale e alle tematiche legate al marketing digitale. Vi faccio vedere alcuni progetti che seguiamo, giusto per farvi capire poi in concreto cosa facciamo. Questa è un'azienda che vende formazione a distanza, per loro generiamo 5.000 lead al mese, vuol dire 5.000 contatti, nome, cognome, indirizzo, mail, numero di telefono di persone interessate a fare i loro corsi. Questo è Sella Lab, che è un acceleratore di impresa di Banca Sella. Io sono biellese, come avrete potuto notare dalla perfetta fattura della mia giacca, no? Sto scherzando. Noi siamo stati accelerati da Sella Labs, la prima startup ad essere incubata. Abbiamo fatto un lavoro di posizionamento del brand Sella Lab online. L'esito, ad esempio, è che a settembre c'è stato B-Digital, che è stato un evento sulle tematiche legate al mondo dell'innovazione digitale. Si sono iscritte 1200 persone, ne sono venute un migliaio a Biella. Siete mai stati a Biella? Chi di voi è mai stato a Biella? A Biella, per avere 1000 persone, o c'è una nave da crociera che si ribalta e vengono tutti a vederla, ma non abbiamo il mare, quindi... O se no, no, i Divina. Ci sono i Divina. Se vengono a suonare i Divina, un migliaio di persone puoi trovarle. Comunque, B-Digital ha avuto questi numeri qua. E poi Footballocchio, un e-commerce che ogni euro che spende in pubblicità ne fattura 7. Questo è il dato più importante per un e-commerce alla fine della fiera. Mi sono appuntato due cose da dire rispetto a poi queste cose qua, vado alla fine. Due cose da dire su Resò. Allora, secondo me, hanno detto tante cose, c'è una cosa che Resò ti dà e che per un imprenditore che inizia è fondamentale, che è la fiducia. Puoi dire tutto, sì, ti aiutano, ti danno i consigli, ok, però se trovi degli imprenditori che ti fanno sentire fiducia in quello che stai facendo e che ti fanno capire quello che stai facendo, probabilmente può avere gambe. Secondo me questa è la cosa più importante. Noi abbiamo un mentore che è Papini, Stefano Papini, che non c'è, ma ringrazio, che ci ha aiutato tantissimo in un periodo veramente molto delicato all'interno del nostro percorso, e questo sicuramente è stato un grandissimo valore aggiunto. Anche noi siamo stati supportati da Fondazione Michelin, che abbiamo incontrato attraverso Resò Entreprendre. E poi un'altra cosa che devo dire fondamentale, Resò è una rete, tutte le reti, se usate in modo adeguato, sono un grandissimo valore, un grandissimo vantaggio per le imprese, sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Io sono stato alla Biennale di cui si parlava prima, per motivi che racconterei perché sono molto divertenti. Ho conosciuto, nel senso che una sera ad una delle feste, cioè degli eventi, non delle feste, perché feste sembra quasi che si tenevano durante la Biennale, Federica viene avvicinata da un imprenditore belga
che probabilmente aveva particolarmente apprezzato quella sera la birra belga piuttosto che altre bevande contenenti un po' di alcol, e ha iniziato ad attaccarle un pippozzo fuori dal normale, e lei ha scoperto che questo imprenditore si occupava di comunicazione e le sembrava che facesse una cosa simile alla mia, no? Quindi Federica dice, ah, guarda, io per sbolognarselo, questa è la verità, però va bene, cioè viva il Dio, ah guarda, c'è un imprenditore che dovresti conoscere, scambio i contatti, il giorno dopo l'incontro, la biennale finiva la domenica, io lunedì pomeriggio ero nell'ufficio di questo ragazzo qua, e abbiamo sostanzialmente avviato un network internazionale di imprese, che è una cosa che noi volevamo fare da parecchio tempo ed era il motivo per cui ero andato alla biennale di Reso. Quindi ho conosciuto in modo fortuito, ma lo stavo cercando, io stavo cercando di fare networking proprio per cercare aziende come noi, per creare un network internazionale di imprese, perché con un'agenzia di comunicazione aprire una sede all'estero è a livello economico un investimento pazzesco. Quindi il modo che noi avevamo identificato per internazionalizzare era avere dei partner di dimensioni simili alla nostra, con delle propensioni al digitale come noi e con delle attività affini, con cui fare un forte accordo commerciale, una forte partnership per dare ai nostri clienti la possibilità di internazionalizzarsi usufruendo dei loro servizi. E questo è successo e sta andando avanti, perché poi da lì abbiamo contattato la Spagna, che probabilmente non ha startup ma ci darà altri contatti e così via. Perciò questo sicuramente è un valore incredibile. Dal punto di vista economico, sempre perché sono biellese, questo contatto qua e l'avvio di questa rete per noi è stato un risparmio incredibile. Cioè, avessi potuto fare la stessa cosa senza Reso sarebbe stato molto molto impegnativo. Senza contare il fatto che questo contatto qua per me ha in primis un rapporto che si basa sulla fiducia, come ho detto all'inizio, no? E quindi sicuramente è molto più facile che possa avere un buon seguito, un futuro. Grazie. Perfetto, direi che ci avviamo alla conclusione. Ringrazio insomma tutte le startup che sono intervenute, anche perché poi c'è una cosa che forse non è ancora stata detta, ma che secondo me è molto carina e interessante: nel creare insomma anche nuove startup che poi crescono, si possono anche creare collaborazioni tra le startup stesse, che secondo me è un tema decisamente importante, no? Da questo punto di vista. Ora lascio a Federica la conclusione. Io volevo spendere due parole, vi rubo solo due minuti per fare alcune considerazioni su una startup, quella che su Lucia non c'è più, Smart Factory, facendo due considerazioni. Una, questa è una società, io ho seguito abbastanza, che ha una caratteristica, è una società, io sono un metalmeccanico, nasco nel mondo della componentistica, auto pesante, stampaggio di alluminio, quindi c'è proprio... con un hardware importante. Ecco, questa è una società importante perché è riuscita ad adattare, ragionando al contrario, cioè anziché adattare il software all'hardware, che costa molto, noi adattiamo l'hardware al software migliore disponibile. Ovviamente aveva bisogno di risorse, ecco, non vorrei aver dato l'impressione che Reso risolve questi problemi. No, noi non siamo business angel. Noi non procuriamo dei fondi, ma noi aiutiamo le imprese a trovare le risorse finanziarie. Questa è una delle nostre attività importanti. Il Piemonte la sta sviluppando molto bene, però noi facciamo questo e arriviamo anche a fare delle convalide, nel senso che a Torino io ho partecipato più volte a dei comitati di cosiddetto di finanziamento, vale a dire dei comitati che valutano se quanto chiede la startup è giusto o non è giusto, economicamente sostenibile oppure no. E oggi come oggi possiamo dire che i nostri comitati di convalida valgono più di quelli delle banche, tant'è che le banche li accettano riconoscendo che no, i nostri sono migliori degli altri. Ma questo volevo puntualizzare: noi non finanziamo, non abbiamo i meccanismi francesi del prestito d'onore, perché non ce lo consente la legge bancaria, però aiutiamo le imprese a trovare presso le banche, gli aiutiamo a costruire business plan, abbiamo delle relazioni, ma sempre con un meccanismo di supporto esterno. Grazie. Questo volevo precisare perché non volevo dare l'impressione, dato l'entità inevitabile dei finanziamenti che richiede un'impresa che ha un hardware importante e quindi molto costoso,
e quindi recupera, ma eccoli, a tutti recuperati attraverso il nostro supporto, ma esterno, sempre esterno. Grazie. La Banca d'Italia non siamo un intermediario. Non siamo un intermediario creditizio, siamo un vicino, no, siamo un supporto, siamo una, un aiuto esterno e importante, devo dire, perché siamo credibili per la storia che avete visto, perché conosciamo ovviamente il mestiere di imprenditori senior e quello che abbiamo trovato anche i finanziamenti e siamo riusciti ad averli, e quindi siamo credibili, conosciamo i settori, li aiutiamo, ma non siamo business angel e non siamo dei finanziatori. Grazie a tutti e comunque credo che abbiate apprezzato gli interventi. Lascio di nuovo la parola per la chiusura. Dico solo due parole sull'Emilia Romagna, l'ultima associazione che è nata nella rete di Reso Entreprendre e che rappresenta un po' il compimento del primo grande progetto di Reso Entreprendre Italia. A noi è stata confidata la missione di sviluppare la rete sul territorio nazionale. Ci avvaliamo di tutti gli strumenti possibili, tra i quali la birra belga, come giustamente ha fatto notare Christian. Il progetto Emilia Romagna è un progetto che è durato circa 18 mesi, abbiamo lavorato sul territorio per circa un anno attivando la rete di contatti che ci viene fornita dai nostri soci, per cui diciamo la rete si autogenera partendo dai contatti che avevamo dal Piemonte sull'Emilia Romagna, siamo arrivati sugli imprenditori romagnoli, abbiamo parlato di Reso Entreprendre, è sempre un po' difficile presentare il prodotto senza averlo, però abbiamo trovato, siamo partiti a giugno del 2017 con un grande evento all'Auditorium Ducati dove abbiamo costituito di fatto la nuova associazione con 9 soci. Oggi l'associazione ha circa un anno di vita, ha raddoppiato il suo numero di soci e conta al suo interno delle aziende importanti sul territorio. Abbiamo CAMS, abbiamo CRIF, abbiamo Metalcastello, abbiamo il gruppo Maccaferri, solo per citarne alcune. Questi 18 soci pian pianino hanno fatto partire il lavoro, hanno già convalidato la loro prima startup, per cui hanno compiuto la prima fase del percorso di professionalizzazione, sono arrivate alla convalida e oggi hanno selezionato già due nuovi progetti da seguire. In particolare, ne menziono uno, adesso non ve li racconto tutti e tre, però su Bologna si attiverà il primo accompagnamento di un'impresa sociale, perché si andrà ad accompagnare un'azienda che è nata all'interno di un incubatore e quindi è proprio di proprietà, diventerà dell'incubatore, che mette insieme un progetto sociale legato anche al supporto delle popolazioni migranti. Quindi su Bologna stiamo anche facendo partire una nuova fase e, come anticipava Aldo, speriamo nei prossimi 6-8 mesi di attivare un'associazione anche in Lazio, quindi partendo da Roma piano pianino arriviamo anche lì. Vi ringrazio, lascio. Grazie. Grazie Federica. Ci eravamo dati l'obiettivo di finire alle 12:30, siamo stati bravissimi, siete stati un pubblico estremamente attento alle cose che abbiamo raccontato e faccio anche un po' di promozione finale, nel senso vi invito tutti a portare con voi il nostro, diciamo, flyer nel quale spieghiamo molto bene che cosa facciamo, lo dico per coloro che non ci conoscono, lo dico anche per i nostri soci perché è anche un bel mezzo per fare divulgazione. Credo che sia stato chiarito molto bene dalle persone che si sono susseguite oggi sul palco che cosa fa Reso, che è un'esperienza bella su scala internazionale che può portare tantissimo sia ai soci che ai nostri partner, che ai neoimprenditori, che agli aspiranti imprenditori. E noi vogliamo continuare su questa strada per far diventare anche l'Italia nell'ambito di Reso, che come si è detto è costituito da 10 nazioni del mondo e più di 1400 articolazioni territoriali, una realtà importante. Chissà che un domani la biennale non si faccia proprio qua, in modo tale da dare un'importanza rilevante anche a quella che è un'esperienza molto bella che si è cominciata a fare in Piemonte e che continua anche nelle altre realtà. Io a questo punto faccio dei ringraziamenti innanzitutto a Francesca Quaranta, che invito a venire qua con noi perché ha lavorato per l'organizzazione di questo evento,
e che collabora con Reso Entreprendere Lombardia per questo rilancio di cui parlava Aldo. Ringrazio anche Diana Comari, che è la nostra social manager. Ringrazio anche i volontari, Jessy, e anche i nostri soci presenti oggi. Ringrazio il presidente di Reso Entreprendere Italia, Aldo Ravaioli. Ringrazio Giovanni Radis, presidente di Reso Entreprendere Lombardia. Ringrazio Federica Seghi, che è la direttrice, che ha rappresentato l'Emilia Romagna. Ringrazio tutti voi, vi invito a questo punto a continuare a seguirci. Naturalmente, per chi volesse lasciarci i suoi riferimenti saremo ben lieti, altrimenti ci trovate su tutti i social, sul nostro sito, e naturalmente il nostro presentatore, diciamo ospite lato nostro, Riccardo Spinelli. Vi invito a seguire la conclusione del Festival della Crescita nella sala principale e ci diamo appuntamento, diciamo, alla prossima occasione. Grazie a tutti e buona domenica. Facciamo una foto.